Allora, il venerdì e il sabato mattina soprattutto è dedicata alle scuole. Il sabato, il venerdì mattino per la seconda elementare di Palazzolo della primaria, il pomeriggio per la quarta o quinta elementare sempre della primaria e il sabato mattina per le seconde medie. Nell'ottica che le scuole di Palazzolo, essendo tante, non possiamo far venire tutti i ragazzi, allora abbiamo scelto delle classi filtro. Il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, essenzialmente con qualche cosa la domenica mattina, sono tutte attività libere e le associazioni rimangono a disposizione di chi arriva per far giocare o far provare lo sport. E le tre serate, venerdì, sabato e domenica, sono le esibizioni delle associazioni che hanno qualcosa di più spettacolare da mostrare. Sono presenti 20 associazioni e ci danno una mano, oltre alle associazioni, anche la Protezione Civile, il Gruppo Alpini di Palazzolo e tanti altri. La Croce Rossa, che è sempre disponibile. È un'associazione che da anni svolge attività sul territorio, ginnastica artistica ritmica e danza moderna. Ragazzini praticamente dai 4 ai 6 anni iniziano l'attività, sempre sotto forma di gioco, mentre con ragazzini un pochino più grandi iniziamo proprio gli esercizi tipici della ginnastica e gli attrezzi tipici, quali appunto trampolino, trave parallela. E abbiamo visto che i ragazzi dopo questo periodo di lockdown sono molto motivati a fare attività sportiva e siamo entusiasti appunto di questa cosa, che vengono con la voglia di fare attività e noi ne siamo stracontenti perché hanno proprio bisogno di fare movimento. Allora, noi siamo del Judo Palazzolo e siamo all'interno di una manifestazione che raduna tutti gli sport, tutte le attività sportive di Palazzolo. In questo parco Metelli ci sono i vari stand in cui i ragazzi possono provare tutti i sport, compreso appunto il Judo. Adesso stamattina e ieri abbiamo fatto gli incontri con le scuole. Invece oggi pomeriggio e domani saranno attività libere in cui cerchiamo di tirare su le nuove leve che vogliono provare. Il judo è un'arte marziale che risale ai primi dell'Ottocento e praticamente è un modo per schienare l'avversario senza l'uso di colpi, senza l'uso di schiaffi e roba del genere. Ci sono soltanto le prese, gli strangolamenti e le leve. Vedete che le ragazze tentano di schienare e chi riesce a mettere la schiena a terra all'avversario sta vincendo. Ok? Ricominciare. Adesso stanno facendo un combattimento esclusivamente a terra. È un educativo per i più piccoli. Dopo il combattimento comincerà sempre in piedi nelle classi superiori. Però può anche finire a terra con appunto leve, strangolamenti e immobilizzazioni. Ciao, sono Luca Ricci, sono il maestro della scuola Imperium. Abbiamo il corso qui a Palazzolo e facciamo kickboxing sia per i grandi che per i più piccolini. Kickboxing, come dice il nome, è l'arte marziale, lo sport da combattimento per l'esattezza, dei calci e dei pugni. Noi utilizziamo calci e pugni per imparare a difenderci e imparare questo sport, questa arte marziale. In questi giorni abbiamo fatto tutte le due giornate con le scuole, abbiamo fatto vedere il nostro sport, ci siamo fatti conoscere con tutti i bambini, di più piccoli, più grandi, e poi nella giornata di sabato abbiamo fatto un allenamento aperto a tutti con la squadra agonisti e in cui abbiamo mostrato il nostro sport, come funziona. Sono Manini Deborah, sono l'insegnante del gruppo sportivo Twirling di Palazzolo sull'Oglio. 43 anni che faccio twirling da atleta, poi sono diventata insegnante. Il twirling è uno sport molto vario, abbiamo il bastone, abbiamo tanti attrezzi, abbiamo 35 ragazze che si dividono in 5 gruppi, gruppo minor, gruppo cadetti, junior, senior e senior star. Si comincia a praticarlo dai 4 anni fino a 50, va bene, insomma, qualsiasi età. Esattamente, abbiamo atlete di tutte le età, dalle più piccole alle più grandi. Qui a Sportiamo abbiamo fatto il lavoro con le scuole, sono venute molte scuole a provare e abbiamo fatto delle esibizioni, stasera ci sarebbe un'altra esibizione e proponiamo quello che facciamo, insomma cerchiamo di dimostrarlo a chi ancora non lo conosce qui a Palazzolo, perché qualcuno ancora non lo conosce come sport, e quindi niente, ci esibiamo e siamo sempre qui comunque da anni che
che siamo qui. Allora, io sono Teresa Belotti, faccio parte dell'Istituto Giovanni Falcone, sono in terza superiore, faccio parte dell'orientamento sportivo e oggi siamo qua con le altre mie tre compagne a fare questo progetto di volano per cercare di far avvicinare la gente a questo sport e comunque di farli divertire in qualche modo oggi, fargli passare un pomeriggio diverso. Boh, di spiegare un po' come funziona questo gioco, in poche parole. Più che spiegare il gioco, spieghiamo il perché magari siamo qua. Sì, esatto. Senso, come ha detto giustamente Teresa, siamo un istituto che ha un progetto ad orientamento sportivo, quindi fanno della pratica sportiva maggiorata grazie al potenziamento. Non siamo un'associazione. Ci abbiamo messo a disposizione i campi da badminton perché a Palazzolo non c'era un'associazione e quindi ci hanno chiesto di mettere il badminton come sport e facciamo provare i ragazzi. Abbiamo gestito in questi due giorni i ragazzi delle elementari e delle medie come accompagnatori, oltre che qua sul campo da badminton, quindi loro si sono prodigati ad accompagnare le classi, sono stati molto bravi, bisogna anche dire questa cosa ogni tanto, si sono alternati nei turni di mattina e di pomeriggio. Mentre oggi pomeriggio le classi sia delle medie che delle elementari che hanno partecipato non dovevano venire e quindi abbiamo lasciato i campi liberi per poter provare l'attività. Io mi chiamo Marini Giovanni, sono presidente della compagnia, sono anche istruttore e anche giudice di gara per quando organizziamo le gare. Noi proponiamo il nostro tiro con l'arco e facciamo provare a tutte le persone che vogliono provare, sia piccoli che grandi. Facciamo anche dei corsi qua al nostro campo che si trova qua a Palazzolo. Dai bambini poi possono iniziare dai 7 anni in poi. Dopo noi abbiamo un po' tutte le età che tirano con l'arco, non è che abbiamo bisogno di gente, possono arrivare anche ai più anziani, cioè è un sport un po' per divertimento più che competitivo il nostro. Sì, facciamo anche le competizioni, facciamo anche delle gare, organizziamo anche gare a livello regionale, sempre qua a Palazzolo. Allora, sono Alessandro Tabacchini, maestro di tennis dell'Accademia Tennis Vavassori. E proponiamo tutti gli sport, tutte le associazioni sportive di Palazzolo propongono il loro sport. Noi siamo il tennis, e siamo dell'Accademia Tennis Vavassori e proponiamo il tennis oggi. L'Accademia è nata giusto 30 anni fa perché abbiamo appena festeggiato il 30° anniversario e quindi siamo veramente da tanto tempo a Palazzolo. Siamo conosciuti soprattutto per la parte agonistica, ma trattiamo tutti i livelli di gioco, bambini, principianti, agonisti, adulti, veterani, super veterani. Facciamo tutto quello che riguarda tennis. Allora, siamo qua oggi come GSO San Pancrazio e in particolar modo con il basket, attività che ormai da un po' di anni, anzi più di un po' di anni, portiamo avanti a Palazzolo e con un sempre maggior successo, soprattutto in termini di numeri di bambini e ragazzi, che è la cosa positiva e più importante. E percorso che sta dando anche i suoi frutti nonostante i due anni di pausa forzata Covid. E quest'anno appunto dal punto di vista i risultati sportivi, anche con la prima vera under cresciuta in questi primi anni, con l'under 16, siamo arrivati anche alle fasi finali regionali del campionato CSI che stiamo portando avanti e tra qualche giorno inizieremo con la speranza di arrivare anche in fondo. Questa è una nota a margine ovviamente rispetto a quello che è più importante, cioè partecipazione, numeri bambini, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' il percorso e oggi siamo qua a far divertire un po' tutti quelli che vogliono provare e che sicuramente l'anno prossimo verranno anche in palestra a testarsi con noi. Certo, noi in questi giorni abbiamo avuto un corso istruttori dove 35 istruttori da quasi tutta Italia sono venuti, per cui abbiamo sfruttato questo evento per far provare ai bambini, iniziando il venerdì mattina con le elementari, sabato mattina con le medie e oggi da stamattina abbiamo già fatto provare a una cinquantina o più di bimbi di tutte le età. Solitamente i corsi iniziano dai 5 anni e mezzo fino alle mamme e i papà che poi vogliono provare questa disciplina. E per cui sta andando bene, a parte stamattina il tempo è stato un po' brutto, però adesso recuperiamo.
Esatto, negli ultimi anni grazie al fattore Olimpiadi negli ultimi tempi sta prendendo molto piede, diciamo che rispetto a una quindicina d'anni fa quando eravamo un po' visti come... non eravamo visti benissimo da tutti, adesso invece grazie ai bimbi e ai genitori che più o meno hanno la mia età hanno capito che è uno sport insomma per tutti ed è molto divertente. Esatto, ce l'abbiamo fatta, il 2 aprile c'è stato un grossissimo evento insieme appunto alla federazione, insieme alla federazione tedesca e siamo riusciti diciamo a portare avanti questa idea che era nata 3 o 4 anni fa e finalmente è andata a buon termine, quindi abbiamo visto ragazzi con disabilità visiva, ragazzi con autismo e ragazzi in carrozzina utilizzare lo skatepark e divertirsi, è stata veramente un'ottima esperienza. Allora, sono Adriano Magri della società ASD Pallamano Palazzolo. Operiamo sul territorio della nostra provincia e della nostra regione, oltre che fare il campionato della massima serie in regioni come l'Emilia-Romagna, il Veneto e la stessa Lombardia. Abbiamo una squadra di A2, però oggi siamo qua soprattutto per le leve giovani, quelle che saranno il nostro futuro, anche perché senza i giovanili qualsiasi società presumo che non abbia nessun futuro. Oggi, essendo una giornata un po' così e così, all'inizio c'erano pochi ragazzi, adesso ce ne sono molti, stanno giocando sul campo di beach volley, stanno giocando e la cosa bella è che oltre ai ragazzi stanno giocando anche i genitori divertendosi, anche i nonni, non solo i genitori, divertendosi.